Bene, adesso vediamo come inserire una nuova icona all'interno del nostro software. Lo possiamo fare in modo molto semplice, magari se entriamo su Google. Camera, ad esempio. Se aggiungiamo ICO possiamo trovare tutta una serie di, magari questa un po' più sobria, salva immagine con nome. Perfetto, adesso dobbiamo però caricarla dalle nostre risorse. Videocamera è esattamente questa qui, quindi io vado all'interno di Udemy UMG Texture e vado a traslare la mia icona qui all'interno. Forse dovremmo invertire in questo caso. Eh sì, facciamo vabbè, facciamo così. Aggiungiamo un nuovo pulsante. Lo chiameremo B underscore camera. Questo lo sposteremo di 900, 1600, 900, 100, 100. Poi aggiungeremo un altro pulsante che ci consentirà di chiudere, di uscire dal configuratore, quindi B underscore exit, questo sempre 100, 100, 1700, 900. E li attacchiamo qui in basso. Aggiungiamo l'immagine qui e aggiungiamo un testo, magari non è importante in questa situazione, dove metto magari una bella X. Qua porto accento 100. E dopo andiamo a configurare i pulsanti. In questo caso vedete che la mia icona è nera in realtà, anziché essere bianca, ma questo per noi è un problema relativo. Allora, adesso andiamo a configurare un po' i pulsanti. Pulsante relativo al materiale. Non ho bisogno di un'immagine. Quando mi trovo nello stato normale va bene così. Quando ci vado sopra, powered, potrei anche utilizzare un qualcosa tipo questo.
Ok. Quando presso. Potrei usare un qualcosa di tipo questo. E quando è disabilitato, un qualcosa di tipo questo. Faccio ovviamente, lo faccio per tutti. Ok, per tutti gli altri, quindi abbiamo detto questo, qua abbiamo detto questo e qua abbiamo detto questo. Iniziamo a fermarci per adesso, poi faremo un controllo e iniziamo a scrivere qualche riga di codice, ma questo lo faremo nella prossima lezione.